Sono Maximilian Girardi, ho 25 anni, non sono un disoccupato, non ho perso il lavoro, non sono davanti alle telecamere per lamentarmi, ma per farvi vedere quello che ho fatto. Ho comprato un paio di anni fa questa azienda con questi terreni e ho messo su un'azienda vitivinicola, riuscendo a diventare un'azienda pluripremiata. Questi sono i filari del nostro Sangiovese. Sangiovese premiato, da cui poi nascerà il vino dell'etichetta Primi Passi, che arriva in tutta Italia e in tutto il mondo grazie alla pagina Facebook che curo personalmente, e adesso te la faccio vedere. Questa per esempio è una cameriera di Tokyo che ha servito il mio vino nel suo ristorante e i clienti sono rimasti contentissimi tanto da ordinarmelo. Invece questo è un messaggio appunto su Facebook di una ragazza danese che mi ha ordinato il vino e io con felicità glielo spedirò più presto. Posto fisso sarebbe sicuramente più comodo, ma non mi darebbe la soddisfazione che mi dà curare una mia cosa come sto facendo. L'immaginario del contadino non è più come quello di 30 anni fa, con lo stivale e il tempo passato 7 giorni su 7 in vigna o nel campo, ma anche con una bella camicia e un bel sorriso a curare le pubbliche relazioni con i clienti, a fidelizzarli. In questo modo di lavorare in agricoltura ho messo quindi tantissimo del vecchio lavoro e del mio passato, quindi da vendere polizze assicurative e a vendere bottiglie di vino cambia poco, le tecniche con col cliente e il rapporto che si ha con esso sono le stesse. Chiaramente ti starei chiedendo perché non ho scelto di andare all'università o sapendo le lingue perché non ho scelto di andare all'estero. È sempre stato il mio sogno, soprattutto quello di portare in giro per il mondo il Made in Italy di alta qualità, che io vedo oltre che come una cosa da difendere, anche una buona opportunità di business, quindi di affari, perché è un valore aggiunto.